Polemiche sulle parole dell'ex sindaco della città di Agropoli ed attuale sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, intervistato ai nostri microfoni durante l'inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza. Alfieri, nel suo intervento, ha criticato aspramente coloro che hanno aderito alla protesta contro De Luca, che non si è presentato alla cerimonia, accusandolo di aver rovinato in parte un evento importante per la città, definendo pagliacciate le iniziative pro-ospedale organizzate. Le parole di Alfieri però non sono passate inosservate, infatti sui social sta impazzando la polemica nei suoi confronti per via di parole ritenute esagerate ed offensive verso il popolo agropolese. Si fa in una inaugurazione circondati da un frastuono di persone che fanno ammuina, di persone che stanno facendo del male alla città, alla comunità, perché fanno critiche inutili, fanno male alla città e soprattutto danneggiano inconsapevolmente quello che è un percorso virtuoso di questa città, che la fanno apparire quello che non è, e soprattutto si intestano la parola del popolo che non hanno, parlano in nome del popolo ma non rappresentano nessuno, rappresentano solo se stessi, utilizzando strumenti come i social che gli fanno conquistare una piazza che non hanno. E oggi potevano rovinare, hanno rovinato in parte una bella giornata per la città di Agropoli. Quindi io mi rivolgo a quel popolo che gli dicesse che loro non sono rappresentati da queste persone. Forse non glielo dice nessuno per paura che poi si scagliano contro con la violenza e la volgarità che utilizzano tutti i giorni. Ma glielo voglio dire io non uso i social, ma voglio utilizzare questa emittente per dirglielo. È una bella giornata per la città, perché si consegna un'ulteriore opera importante, un'ulteriore conquista di civiltà, un presidio di legalità, un impegno di un programma elettorale che viene consegnato da un'amministrazione che con una continuità amministrativa mantiene gli impegni, però per colpa di persone che nulla hanno a che fare con il popolo, ma si intestano di rappresentare il popolo, hanno evitato la possibilità di essere qui, di poter festeggiare con tutte le istituzioni questa giornata in una città importante che ha accolto un'importante inaugurazione, quindi un giorno dove ci sono importanti istituzioni militari, civili, c'erano parte della magistratura, però proprio per annunciare stupidaggini hanno evitato che alcuni pezzi delle istituzioni importanti hanno evitato di essere qui ad Agropoli. Quindi da quello che sta dicendo De Luca non è venuto per questo motivo? Ma non lo so, però io credo che quando si mischiano le cose e quando si annunciano pagliacciate, credo che forse le conseguenze possono essere anche queste. Io non parlo a nome di De Luca, però parlo come cittadino. Quando si parla a nome del popolo, ma senza che il popolo ha dato alcun mandato, perché il mandato lo danno agli amministratori, il popolo sceglie il sindaco, i consiglieri, non dà il mandato a chi scrive sui social, che si mettono da casa su un cellulare e parlano a nome del popolo. Il popolo sceglie quando si vota e scelgono il sindaco, scelgono poi i consiglieri, gli assessori, non scelgono persone che non rappresentano nessuno. Ovviamente questo mi renderà bersaglio fra qualche momento di improperi, di ingiurie, di diffamazioni, ovviamente, che sono anche reati penali, ma io non querelo nessuno, perché le aquile non danno conto alle mosche. Però il popolo, nessuno dice queste cose, e oggi abbiamo evitato che qualche pezzo di istituzione importante potesse venire nella nostra città. E forse si poteva parlare anche di qualche problema importante.